Ehi tu, se vuoi acquistare dei giochi scontatissimi, Ocinese ti consiglia Instant Gaming. Puoi trovare il link qui sotto in descrizione, mi raccomando, non esitare. Ci siamo, eccoci qua ragazzi, ben trovati in un nuovo video. Questa volta non un video tratto dalle live, ma un video direttamente caricato qui su YouTube. Ci siamo pronti a partire con GTA RP. Oggi andiamo ad acquistare un'auto nuova. Vediamo un pochino come andrà. Andiamo. Ma stasera lo fai? Stasera? Ma vorrei un film. No, non posso. Un po'. Poi dopo ti dico. Ma cos'è il film quando ce la vediamo? Però decido io il film, no? Domani. Lo sai che film? Vedova nera, ti piace? Vabbè. Ma ti piace? Ah, che Marvel War, no? Sì. O Eh sì. Vedova nera o... Io ho paura di questi film qua. Cioè nel senso no, ho paura. Cioè non mi fanno Grazie. senso queste cose qua. Però vorrei provarlo a vedere, La notte del giudizio. Arriverà prima o poi. Cosa? E Ah no, sei giudizio. cazzo di, hai capito quale? Quel film No. nuovo che è uscito? Beh, ma tu dove vivi, No, scusa? sinceramente no. Vabbè, ma dove vivi tu? Dove vivo qua? Oh, la Madonna! Ma Madonna dove santa! Ma vai? che sono matti questi qua? Ragazzi, non pensate, sono chiuscimrillo. Mi dissocio. Attenzione! Chiuso. È aperta, aperta. Chiuso. Yeah. Larry si è chiuso. Mannaggia, vita mia, com'è chiuso? Guardate la 124 Spider, Abarth. Potremmo averlo, facciamo così, servo voi e basta. Nel frattempo Vabbè, chiudo un attimo. grazie. Ah sì, a noi devi servire, sì. No, scusi, cancello. Ah, no, aspetta. Perché? Ma perché chiudi il porto questo già? Non ho Chiudo. capito. No, purtroppo. No, a me servirebbe il lavoro. Mi scusi, signora. Vabbè. Ah, che è? Ne manca una parola, che. Eh no, volevo chiedere perché chiude già, E scusa. che te ne fotta a te? Che te ne ha che fa? Che... Hanno chiuso perché hanno rapito il direttore. Ah, Miss. cazzo. Eh sì. Miseria, come hanno rapito il direttore? Quando hanno rapito questo direttore? Quando hanno rapito 10 minuti fa. Praticamente Ah, io, ragazzi, sì, scoop, io e il signore attenzione. eravamo in banca, come siamo arrivati qua, se ne sono andati delle persone che avevano appena rapito il direttore. Infatti abbiamo mandato l'allarme alla polizia. Gino, prendi un po' di informazioni. Ma che problema? Che Ma cosa avete tranquillo. visto? Auto, qualcosa, niente? Sì, ho bruciato tutto. Allora, sono scappati con due BF e un 6x6 e abbiamo mandato anche un messaggio alla polizia, No, abbiamo cioè... sentito questi tizi dire andiamo a 1009. Infatti abbiamo mandato un messaggio alla polizia. C'è stato riscontro con la polizia? No, Sì, mi hanno richiamato e hanno detto che era lasciato il non fare un giro là. Va signor qua. Non c'è proprio di sì. Beh, il fatto che abbiano detto il numero non vuol dire niente, magari l'hanno detto apposta, eh. Quello che ho pensato pure io. Quindi Sì, non è abbiamo che. questa speranza. Però hanno detto che ci scappavano, magari No, che ne so. prima altro speriamo che veramente è quello il numero. Ah, Magari. sì. Quanto Signore? tempo fa, scusate, è successo? Signore? 10 minuti fa. Ah, ok. Sono andato da me, il direttore è al sicuro. Ah, poi, Sono qui. sì. Sì. Buono, meno Ho male. visto. Quelli là invece? Sicuramente l'avranno arrestati o non so. Come fa a sapere? Ah, lì basta sapere che lo so, non si preoccupi. No, anzi, no. Si può fidare, si può Lavora in fidare. polizia. No, no, no. Dica al direttore che è in debito con me di 10 milioni. Uff.
Io ci ho avuto la vita. Visto che abbiamo avuto pure questa bella notizia, che facciamo? La compriamo un'auto? Adesso almeno. No? Pensate voi? Sì, sì, è il tempo che finisce di disegnare l'ultima auto. Oh, bella notizia almeno, no? Sì, sì. Sì, sì, sì. Poi ma scalzoni. Steve Eden, no? Genuine Parts. Sei sempre seduto, stai, eh? Sei stanco, stai? Sì, sì, no. Non te vedo un po'. Penso molto. Non pensa assai che ti fa male, lascia stare. Lascia perdere. Non c'è. Ti impegna troppo. C'è un catalogo qua pure. Oh, ecco qua, è partito. Abbiamo perso, signori. Abbiamo perso. Scusi, ma non mi c'è dove sono vecchio. Eh sì, sì, insomma, per essere anziano, questo invece. Dovrebbe stare in piedi. Granger. Vai, lo puoi cacciare. Sì. Dal garage. Questo sul furgoncino. Voglia! Ma come fa qua? Eccomi. La macchina. Sta o no? È andata un attimo. Di fretta, vai. Ma sì, perché volevo vedere pure io qualche auto. Ok, tengo ora di comprare auto. E io sono quello. Il contratto. Non c'hai pure accendendo di 4 spider. Cioè. No. Quant'è che credi? A proposito, ma. 109.000. 10%. Ma ancora. Ci ho detto a te che ce l'avevo io per non fartela comprare, sì, nuova. 10% del costo usata, ma non ce l'avevi pure tu, scusa, c'è nel 4 spazio. No, non ce l'hai pure tu? No. La carta di vedo può male a me. No, no. L'auto costa 31. Poi quando venga la patente aprieta. La compro la dottor. Ma io dimmi una cosa, tu porto documento, mi trovo nomi di persone strane, ma chi sa? Lo so. Ma chi so, dicevano poco, chi so. No, so, pure io. Lo so, lo so. Pure io mi trovo. Dicevano poco. Ma non c'è cancellato? Io come si fa a cancellare? C'è stata una guarda, si fa i... No, il contratto lo pongo io. No, grazie mille. Fai su ognuno, fai... Sì, sì, sono... Dai, facciamo 3.900. Ok. Mi tolgo 40. Ok. E dollari. Allora... Fai una cosa. Ok, Bruzzo. Ah, ok, l'ho fatto. Adesso i miei documenti dove stanno? Non lo so. Ma perfetto. Ma io i documenti, cioè... Cosa devi facevo noi i documenti, no? Boh, sì. Ma lui dammi il porta documento, poi scriviamo sul tablet e basta. Dammi il porta documenti perché ti sei l'ho passato, ripassamelo. Giorgio. Madonna del cazzo. Ho chiamare la polizia. Subito dopo mi hanno sequestrato il telefono. Mi avevano portato in... 1009, in una cascina. Ma ti hanno portato dal 1009? Non è possibile. Ma non abbiamo perché cosa c'è al 1009? No, abbiamo sentito che mentre se ne andavano hanno detto portiamolo a 1009, quindi abbiamo fatto la polizia da 1009. Mamma mia, poi c'è stato un inseguimento, io a un certo punto appena rallentato un attimo mi sono buttato fuori dalla macchina. Bene, mi sono spacchiato tutto. Ci credo. Vado a prendere un po' di bimbo. Allora, fattiamo del contratto a lei. Oh, capito? Brutta storia. Non c'è un catalogo qua? 540. Ok. Grazie, allora faccio subito. Io non c'ho. Che ti faccio? Ma chi è? Gigi Nanep. Per rimanere qua ora sto compilando il contratto, poi lo passo, quindi devo compilare lei. Perfetto. Si avvicina un pochino. Calme! Signore, allora? Ditemi. Le auto ci sono o no? Come gli rimando? Che ci abbiamo? Volevate? La 124 spider,
Devi dare un contante e poi delle vorrei vedere anche io qualche auto. Loro hanno iniziato a rallentare, mi sono buttato. Cioè, sempre io mi voglio vedere le auto, cioè, solo io. Non mi hanno tolto, non mi hanno tolto né la GoPro né l'arma, mi hanno tolto solo il telefono. Quindi dopo se salvo il video dalla schiena. Mi rimangono i passi per terra. Vediamo. Un po' sbanati, penso. Ah, no, un po'. Tom. Possiamo andare. Spostate. Dite signore di spostare l'auto. Signore. Sto spostando già. Va bene, va bene. Vediamo un po' che c'hanno, ma. Quanto costava nuova? Sì, eccola. Eccola. Quanto costa? Quanto costa? 40.000. Ok. Allora, è già full kittata? Non lo so, la può provare. Vabbè, non lo so. Vediamo un po'. Non lo so se abbiamo preso full kittata, non ricordo, provatelo. Bisogna... Direi di sì. Andiamo. Mi sembra di sì. Mi sembra proprio di sì. Vedere a me. Vedere a lui che è meccanica. Beh, nuova quanto costa? Costa la macchina 2, lui la donna, boh. 45.000. Però senza full kit, senza che. Ah sì, ma questo bisogna vedere se è full kittato. È full kittato, ma si come spara. No, che ci sta chiù. Direttore? Sono in caffetteria. Sull'applicativo, nella sezione auto usate. Ci sono lei. Sì. Sa che non è full kit. No? Mi scusi, non è full kit. Non è full kit. Provatela, prego. Allora, vediamo un attimo. Listino camion, Kai Motors, auto epoca usato. Allora, che c'abbiamo? Oh, lo Ferrari. Ok, poi l'M5? Sì, ce l'ha un M5. Vediamo. No, ma c'è solo Ferrarini a 300k, che non è male, però. No. Niente? No. Non c'hai 300k, Ani? 300 ne ho, ti do da te. Mi chiamare a me. A chi? Allora, giustamente dici tu. Oh, ma il Mercedes, che male. Che Mercedes? Bello, questo qua, che lo sporti. È antico, antico. Quale? E vedi se c'è la, lo fa vedere direttamente qua. Attimo che vedo il catalogo. È male però là. Ma scusa, c'è il Mercedes classe A, 90.000 dollari. Ma chi? Tu quello volevi vedere? No. Oh, quello lì grigio grosso, quello là che fa una linea quadrata, rettangolare. Aspetta, vabbè. Vediamo se... Vediamo un po' se ce lo trovi qua, fai prima. Sì, vediamo. Una certa età voglio, scusa. Lascia buffi bot. Ma che cazzo è un'aquila? Che è? Fagiana, che roba. Mamma, quel Ferrarino come mi attira, compa. Mamma mia. E quasi cosa aspetterei. Dove sta Ferrari, scusa? Quanto costa?
guarda, 300.000 passa. Sta bella proprio in una. No, ma quello mo com'è? Me lo... Questo? No. Prima di questo. Questo è l'ultimo della lista, se non sbaglio. No, non è questo, no, ma c'è... Non ce l'ho uguale alla vista, alla lista. Meno però. Che non l'avete aggiornato, l'avete venduto, non lo so. Allora, aspetta. Vediamo questo. Ma guarda, quello da 110k? No, 150. 150? Ma non lo vedo, è possibile. Auto usato. Ok, forse ce lo vediamo. Allora è quello che dico io, è quello antico, il Mercedes. Che classe A, mica classe A. No, ma è quello antico, il Mercedes. Classe A. Ma che vuol dire antico? Quello è quello là che è, 1990. Eh sì, no. Antico. Vindan. Stai 30, guardate. Che buffa, ah? Ma dai, c'era un gol, ne? Ah? Ah? TZ, sì, signore, è quello da 150k. Giusto. Che ho detto io, boh. Ah, ok, sì, sì, dovrei averlo, sì, sì. Che... Canali quadrati, rettangolo. Vediamo se c'è. Vieni ricco, ma... Vieni ricco, ma fai venire. Quella là fuori manca male, eh? Non è niente male quella bimba lì fuori. Cioè, quanti soldi hai tu? Tengo 850.000 dollari. Ma se tengo 850.000 dollari, me l'ero già comprato il Ferrari, sei proprio sicuro. Eccolo qua, guarda che bestia, compa. Questa è una grande macchina, ragazzi, Ma a parte gli scherzi. Infatti, eccolo. Questa è veramente una grande auto. A parte sta perde la scienza gialla, capo. No, no, è bella così. Però... Questo come ci piace, sta. Dai, quella è una macchina eccezionale. Ullo, molto sotto. Mannaggia, miseria, butto sotto. Oh, è entrato? Tappa. Mi fanno un giretto per lì. Allora? Minchia, è bellissima. Posso provarlo? Come bellissima, no? Si guida proprio qui. Ah, is... 150. E ma c'è la cintura, ma? Non la lasciare là, spostala, spostala, spostala qua, spostala qua. Ti piace? Mi sarebbe un po' da fargli un po' di motore, però... La posso provare? La posso provare? Esagerato, salve. Ma che esagerazione, che ha fatto questo? No. Già si vede che corre un po' di più. Dica? No, dico a lui. Dimmi. Io vorrei una macchina bella sui, non so, 60-70 mila.
70.000 abbiamo comprato poco tempo fa, qualche forse mezz'oretta fa. Questo, guardi, la faccio vedere. Diciamo, diamo un consiglio a questo ragazzo, un po' che si sanga un po' a chi lo prezzi. Sposta la macchina, per favore. Sposta la macchina, per favore. Detto a me, togliere da là, Pamisis. Guarda, adesso guardando pure, ti do un consiglio. Cazzo, che sei buono. 70.000. Guarda, una mano. Che se ne è male. No, bad. Non me ne va pure a me. Sali con me, dove? Prendi il caffè, no, la prendi tanto, la macchina o no? Da solo, oh, quello rosso, quello rosso, sali con me. Ah, ok. Sali, sali. Ho il panavera, lo puoi mettere a posto. Oh, ecco, Marà. La cintura, eh. Come casa. Slitta un po' quando parte, però... Sì. Chissà. È bella, eh? Vuoi vedere se gira bene o no? Wow! Oh! Andiamo a slitta, frate. La guidabilità, a meno che la vede chi è, fa caga. Anche a me. Andrò. Mamma mia. Devo fuggire la polizia, trovare, devo stare a guardare. Ah. Guarda come perde quando curvi. Ma guarda uscito di chi? Madonna mia. Io che bella e tutto, ma... No, bellella pure, ma... Ah, no, la compro io. Per carità, per carità. No, lei, lei. Oh, che vuoi, il Mercedes lo vuoi o no? Io? Io voglio l'Abarth. Oh, è cretino. Oh, si proprio cretino. Ma io lui Mercedes sì, guardando tu, l'hai suggerito a te, ma fa che stai a fu? Per piacere, caccia sta spada. Perciò è bella e tutto. Sei babbo proprio, no? Ma se ti togli pure una macchina per me, ma non stai buo. Per me, ma non ho sta cagata qua. Ma se detto è bellissimo, si guida benissimo. È bella, si guida bene, ma non è recente. Non è recente, scusatelo. Oh, pille sta. Capisci, no, cazzi, ma che loro si piace che la Mercedes. Allora, patente, per favore. Che sia un problema. No, vabbè. No, lui la deve acquistare comunque, non io. Ma dove è andato? Dove sta andando? Oh! Ma roba! Senta! Dimmi. Allora, guardi una cosa. Il suo numerotto qual è? Dunque. Ma che cazzo ci fai tu qua, fratello? Il logo? Cazzo vai tu? Dimmi, dimmi. Venga con me, qua c'è troppo casino, per cortesia. Vabbè. Signore, c'ero io. Aspetti. Allora, il suo numeretto qual è? Perché? Oh, gli faccio vedere che io il porta documenti ce l'ho, ma dentro non c'è niente. 481. No, pure io la stessa cosa, giro di perché. Sto guarda, io ce l'ho il porta documenti, ma dentro non c'è niente. Com'è possibile sta cosa? Me lo ridia per cortesia. Ma io non posso vedere il suo porto documento. Non lo so, quindi non si può fare niente. Dominic Toretto, quella è l'auto di Dominic Toretto. Ho capito, ci Meretto. Il mio? Uh-huh. 417. Ok, che senza patente. Dai, do io la patente al signore. Gliela presto io. Al massimo se la ferma non sarà più nel culo, però almeno qua ce l'ha. Ma la patente ce l'ho, è che non ce l'ho nel portafoglio. Vabbè, dai, almeno la carta d'identità niente. Quindi. Non c'è niente, nel portafoglio non c'è niente. Vai, Nico, con la K. Nico,
Esatto. Pandetta. Shot, SH o OT. Minchia, sei proprio uno shot e sei uno shottino? Esatto, sì. Un one shot. Allora, la voleva la spider? Sì, la spider. Gliela dia direttamente a lui. Ecco, un secondo. Meno male che non siamo venuti, sennò... Frate, guarda che macchina mi sto prendendo. Vale. Questa? Vabbè, questa è bella, ma quella lì? È stabile un casino, frate. Sì? Sì, sì. Posso fare un giro? Vai. Oh. In ben anche, frate. Ah, la so. Oh. Per la fattura, sì. Per la parte, sì. Allora si allontani, signore, con la camicia bianca. Ecco lei. Ok, grazie. Eccole, perfetto. Paga. Allora, se non allontanatevi. La seconda mano delle date. Tranne lei con la maglia rossa, si avvicini. Ok, tutto suo. Grazie, grazie. Prego. Mille. Oh, vorrei vendere. Ecco, un secondo. Andiamo, no. Vai in centrale, va. Ancora. Già stai con me. Abbiamo un sogno nel cuore. Napoli torna campione. Oh, oh, oh. Mi dissocia. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Punto. Vabbè, ma fu furchito, perché non mi c'entra? I documenti. Ti devi dare i documenti a quello là. Quello. Ma com'è che non mi fa vedere i documenti? Ma che ne so, bro? Senza mani? Tutti senza mani? Senza mani? Ah, parcheggiala qua, eh. Niente ragazzi, dopo questo abbiamo atteso un pochino, ma niente, ancora nulla, quindi aspettiamo. Insomma, ci danno di nuovo i documenti, abbiamo aperto un ticket e adesso però basta, per oggi basta, questo video basta, abbiamo perso già troppo tempo, direi. Abbiamo però acquistato la nostra bella Abart, quindi eccola qui, quindi non ci resta che salutarci, ci vediamo al prossimo video, mi raccomando lasciate un like, un pollicione, lasciate un commento se volete che continui a fare questi video su GTA RP. Vediamo un attimino, insomma, di fare il full kit nel prossimo video.
e vi aspetto in live, soprattutto su Twitch. Mi raccomando, un bacione a tutti, buona serata, ciao.